Hold up. Hola, benvenuti in questo nuovo video, il primo video del 2019. Siete pronti? Siete pronti per questo 2019 insieme? E sono felice di iniziare questo nuovo anno con i prodotti che ho comprato a New York, appunto, la settimana scorsa. E alcune cose le ho già provate perché non riuscivo a resistere, altre invece sono qui pronte, prontissime per provarle insieme a voi. Ho già deterso e tutto quanto il mio viso e ho usato i prodotti di Tarte. Ho comprato questo kit che ve lo lascio qua, spero che ci sia nel sito, comunque che lo troverete da qualche parte, perché mi sono trovate veramente buone. In pratica sono arrivata lì. Ah, ho comprato anche quello di Fresh. Sono una cattiva persona che si dimentica le cose in giro, perché ovviamente alcune robe le ho già iniziate ad usare addirittura quando ero a New York, perché avevo portato dei campioncini e ho detto vabbè, mi basteranno, durati 2 giorni e poi basta. Quindi sono dovuta correre ai pari e comprare assolutamente qualcosina. Quindi questo è il detergente alla rosa che sto usando, che mi piace molto, perché anche se tipo ho la base e non vado a usare un balsamo struccante, me lo strucca benissimo anche da solo, quindi veramente super promosso. Poi ho comprato questa crema occhi. In realtà l'avevo vista prendere a mia mamma, lei ha proprio delle belle occhiaie. Quando ho visto che l'aveva comprato ho detto vabbè, la compra. Il giorno dopo l'ho provata e ho visto proprio la zona di contorno occhi completamente diversa, cioè era super illuminata e praticamente non si vedeva più la macchia scura. Io l'ho usata soltanto ieri mattina, oggi non l'ho più utilizzata, quindi non so se voi vedete che sono più chiara, ma l'ho usata solo una volta, quindi non penso che sia così miracolosa da in un giorno cancellare ogni minima occhiaia. In pratica questa qua sarebbe anti-aging ed è per tutti i tipi di pelle e dovrebbe illuminare, riparare, trasformare. Vedremo, la continuerò ad utilizzare, però su mia mamma veramente ha fatto un miracolo assurdo. Io ovviamente sono giovane, quindi anti-aging ancora non è che mi serve per le rughe, però per le occhiaie mi sembrava veramente avesse fatto un buonissimo lavoro. Ovviamente non ho comprato solo da Sephora, ma ho comprato anche da Macy's, appunto questa qua l'ho presa da Macy's. Ulta, è stato un parto trovare Ulta, dopo vi racconto. Comunque tolgo un attimino le cose. L'ultimo giorno sono passata anche da questo negozio qua che si chiama Ricky's e aveva un sacco di prodotti che non ho trovato in altri negozi, tipo ciglia finte, un sacco di maschere, anche colori per capelli, proprio power se avete capelli colorati magari. La cosa che non mi fa impazzire di New York è che voi vedete un prezzo, ma in realtà poi ci aggiungono le tasse. Quindi sei tutta felice, oh sì che bello, e poi paghi di più di quello che pensi, vabbè. Ho preso il Farsali, questo qui dovrebbe perfezionare proprio l'incarnato. Lo sto usando spesso, anche perché comunque dà una leggera levigatezza al viso. Infatti a New York applicavo sia lui che quello idratante, proprio perché quello là idratante mi aiutava un sacco con il freddo e il vento che c'era a New York. Mi ero screpolata tantissimo qua, quindi andavo sempre a mettere il mio olietto e mi trovavo benissimo. Per trovare le cose sono dovuta andare in 4 diversi Sephora, perché non tutti avevano le stesse cose, un po' come qua in Italia. Alcuni Sephora sono super mega forniti, altri non hanno un picchio di niente, quindi così. Ne vado ad aggiungere ancora un po' qui sulla fronte. E in tutto ciò, visto che ne è appena uscito anche un altro, quindi boh, si sta scatenando Farsali con questi sieri. Direi che possiamo passare ora al fondotinta. Vi giuro che questo fondotinta l'ho cercato su Cult Beauty, su Beauty Bay, everywhere. Beauty Bay ce l'ha nel sito, ma non lo vendono in Italia. E alla fine sono andata da Sephora a New York dicendo vabbè, ce l'avranno tutti. Zero, vi giuro, sono andata in 3 Sephora, nessuno ce l'aveva. Alla fine Riccardo ha cercato un pochino dove si potesse trovare e ta-ta-ta-ta! Eccolo qua, finalmente piccolino, il fondotinta di Beauty Blender. Questa è la colorazione e mi ha fatto letteralmente morire il commesso, perché vabbè, all'inizio non sapeva neanche lui come funzionava, schiacciava, vedeva che non usciva, poi si è accorto che dietro c'era il robino e fa ah, dovete schiacciare qua per far sì che il prodotto esca. E quindi una volta, vabbè, vi faccio vedere anche il packaging, è molto figo perché in pratica se volete potete schiacciare e fare uscire direttamente il prodotto qui. In realtà io non lo faccio mai perché non mi va di sporcarlo. Così è dietro, molto resistente, veramente un packaging particolare. E qua stavo dicendo, ah, che in pratica quando me l'ha provato per scegliere ovviamente la mia tonalità, non è che tipo lo picchiettava pian pianino, no, faceva così. In pratica il fondotinta spariva, qualsiasi colore andava bene e lui era contentissimo. Gli faccio sì, va bene questo, poi se n'è andato. Ovviamente me lo sono messo qua un attimo nella mano per vedere se ossidava o meno e devo dire che non ossida troppo. Dopodiché ho comprato la spugnettina di Morphe, perché siamo andati da Ulta e vendevano Morphe, e questo qua, ho lo scontrino, posso dirvi il prezzo, 5,69 più le tasse sarà diventata 6. Ed è così, vedete che ha un angolo tagliato, quindi
Spero che vada bene, mentre dall'altra è normale, tondetta. Io ho rotto un'unghia, madonna, domani devo andarla a fare, quindi top. Il primo giorno mi ero accorta che ero partita senza Beauty Blender, quindi sono andata subito a comprarne una da Messi, che era attaccato al nostro hotel, e quindi Beauty Blender e via. Ho preso quella là, color carne, anche se sembra sporca, in realtà è il suo colore, quindi queste due. E infine, per non farmi mancare niente, ho comprato questo, che altro per il contenitore, così quando vado in viaggio le posso mettere qua dentro e non mi vanno un po' ovunque, no? Quindi ho detto, proviamo. Carino, non l'avevo ancora mai aperto, proprio un ovetto, così potete inserire le piccole beauty. Mio. E casca tutto qua. Ce la faccio a tenerlo in mano? Eccolo qua, e così appunto in viaggio non si va a distruggere tra le altre cose. Ah, questo 6,99, quindi c'è anche una spugnetta. È anche morbidissima. E là là. Ed è proprio di Ulta Beauty, del brand Ulta Beauty. Ok, detto ciò, vabbè, queste qua sono ancora da lavare, mentre queste qua le ho già lavate, quindi vado a usare la Beauty Blender, che in realtà ora è asciutta, però vabbè, con il fondotinta Beauty Blender, così facciamo combo. Vi faccio vedere la consistenza, vedete, è abbastanza cremosa, ne esce davvero poco. Io di solito faccio 3 pump. Ho fatto un video che ho caricato oggi su Instagram in cui vi facevo vedere metà viso e metà viso no, ed è quello che farò anche ora, perché mi è piaciuta come idea, anche per farvi vedere il vero e proprio risultato, perché se faccio subito tutto il viso vedete solo la parte perfetta e sembra bianco lì, ma non è così. In realtà vorrei anche parlarvi del viaggio in sé a New York, perché diciamo che è stata un'esperienza un po' particolare, mi aspettavo molto molto di meglio, non so se parlarvene in questo video, ma sì, dai, così facciamo anche due chiacchiere. Sì, mi aspettavo molto molto meglio, più che altro proprio per le grandezze dei negozi barra bar ristoranti. C'era proprio l'obbligo di fare le code per tutto, se non facevi la coda non era un ristorante normale, perché vi giuro che per fare colazione, se volevamo andare nei posti più chiacchierati o comunque più conosciuti, c'era almeno una coda di un'ora, che la coda era fino fuori al ristorante, quindi non lo so, infatti per fortuna vicino a casa avevamo trovato un baretto che faceva French toast, pancakes, un po' di tutto e non c'era quasi mai nessuno, non so se era un bene o male, ma si vedeva quello che facevano proprio dal vivo e quindi non era sporco o roba del genere, però c'era poca gente. Mentre per quanto riguarda i ristoranti, vi giuro, un'agonia. Cioè ogni volta dovevamo cercare tipo mezz'ora prima al posto, decidere se andare o meno, far la coda. E marò, marò. Però alla fine devo dire che almeno per quanto riguarda il mangiare, si sa, devi un po' arrangiarti, in pratica abbiamo mangiato sempre hamburger e cose del genere, non trovavamo chissà che. Una volta siamo andati da Italy, una volta da quello, come si chiamava? Del film di Forrest Gump, Bubby Gump, non mi ricordo, vabbè, e quello non era male, però costava un botto. Anche là, vabbè, aspettate un attimo, intanto questo è l'effetto applicando solo i 3 plump, e come vedete la differenza si nota un sacco. Mi piace perché è coprente ma non va ad appesantire troppo il viso. Ora sembro Bianca Cadaveri, ma vi assicuro che dal vivo non è così chiaro come sembra, però mi sta piacendo abbastanza. Alcuni rossori da brufolo si notano ancora, ma direi che con un po' di correttore o con una seconda passata va via tutto. Quindi questo qui è il risultato con una passata. Ora vado ad aggiungerne dove serve. E stavo dicendo appunto che il problema principale là sono le tasse e le mance da dare ai camerieri. Se tu pensi di spendere, che ne so, 50 euro, alla fine ne spendi 100, perché tra le tasse e la mancia, vi dico che eravamo in 5, quindi non eravamo in pochi in effetti, ma che ne so, su 126 euro di conto totale, già comprese le tasse, c'erano 28 euro da dare in mancia. Cioè uno veramente spendeva una marea di soldi. Ah, per non parlare dell'acqua, cioè l'acqua costava più della Coca-Cola. Quando mai è successo una roba del genere? E quindi sono rimasta un po' sconvolta per queste cose qua, perché io non lo sapevo, non mi ero informata sui prezzi. Quindi una volta arrivata là sono rimasta un po'... What? Ma seriamente uno deve spendere tutti questi soldi per mangiare? E quindi forse era meglio tipo farseli a casa i panini e robe, anche perché non è che fossero delle cose super mega wow. Tipo tutti quanti ci consigliavano un sacco Shake and Shack, tipo una roba del genere. Alla fine non mi è piaciuto affatto. Purtroppo tipo erano piccolissimi i panini, costavano poco in effetti, però rispetto a Five Guys, cioè c'era un abisso, Five Guys è miliardi di volte meglio. Quindi due volte siamo andati da Five Guys, una da Shake Shack. Comunque trovate tutto quanto sul mio Instagram. Ho fatto una cartella in evidenza che potete trovare, quindi vedete tutto lì se siete curiosi di vedere proprio i posti, i panini, eccetera. Quindi questo qui è il risultato con due passate.
E guardate che differenza, c'è soprattutto qua sull'occhio, si notano le mie discromie assurde. Si sa che New York è costosa, ma non pensavo così così tanto. Dopodiché, per quanto riguarda i musei, abbiamo fatto un pacchetto di 11 attrazioni e abbiamo speso sui, ve lo scrivo qua perché non vorrei dire boiate. Comunque super conveniente perché appunto 11 attrazioni, tipo se le pagavi singolarmente ne avresti fatte 3. E aspettate, passiamo avanti. Ora vi faccio vedere il correttore famosissimo Shape Tape di Tarte. Non l'avevo mai comprato perché, essendo che io sbaglio sempre colori online, ho detto fermi tutti, io finché non lo provo, non lo swatcho, non lo voglio comprare. Quindi adesso ho preso Light Sand, e anche qua per trovare il colore assurdo perché ossidavano un botto, e ora capisco perché tutti ne parlano così bene. Per il resto appunto le attrazioni erano bellissime e alcune volte saltate anche la coda, quindi diciamo che è utile perché fare le code non piace a nessuno. La questione di Ulta Beauty, giusto? Visto che stiamo provando il correttore di Tarte, che l'ho trovato solo da Ulta Beauty perché negli altri negozi, Sephora, eccetera, non c'era assolutamente. E nella mappa me ne segnava due anche vicino a casa. Siamo andati e non esistevano, cioè nella mappa li trovavo, arrivavamo là, 0 di 0. E tipo ogni volta ci rimanevo malissimo perché facevo fare strada anche i miei fratelli, mia mamma e Riccardo e non c'era niente. Quindi niente, alla fine il penultimo giorno abbiamo deciso di camminare un pochino di più e siamo andati in pratica a destra da Central Park, quindi anche facile se fate un giro per Central Park, andate un attimino di là e lo trovate. E devo dire che mi sta piacendo tantissimo, ora capisco perché tutti ne parlano così bene. Sarà un attimo interrotta la registrazione, intanto io mi stavo continuando a truccare. Comunque, altro prodottino che ho comprato, la cipria di Laura Mercier, famosissima anche questa, super decantata da tutti. Eccola qua. C'era in diverse colorazioni e io ho preso quella traslucida da applicare con la spugnetta. Allora, mi piace un sacco il fatto che sia super mega sottile e che quindi non vada a segnare le pieghette. Il problema è che sulla mia pelle, soprattutto nel naso, dopo un po' si lucida. Cioè è come se il mio naso non l'accettasse, volesse tipo fuoriuscire l'oleosità che ho dentro. Però diciamo che magari con l'ablaterazzi si può un attimo tamponare e non è che sia un problema irrisolvibile. Però niente, pensavo fosse un po' più duratura su di me, diciamo così. Della pelle molto molto liscia, senza evidenziare assolutamente i pori o le pieghette, quindi assolutamente passiamo. Sono contenta che finora non c'è nessun prodotto bocciato. Nelle storie avevo detto che non l'avrei ricomprata e in effetti non la ricomprerei perché preferisco quella di Huda e leviga molto di più, però in realtà è veramente ottima come cipria, cioè non si può dire che non è buona, però appunto io preferisco quella di Huda personalmente. Per il contouring non ho comprato niente di nuovo, quindi vado semplicemente a usare la mia palettina di MAC, questa qui che è la Light Medium. Poi che altro dire di New York? Me l'aspettavo molto molto più luccicosa, piena di lucine. In realtà appunto questo è un punto a sfavore perché dici boh, è Natale a New York, perché io sono andata proprio la settimana di Natale apposta. Assolutamente no, delusione. Delusione totale almeno a Times Square e alla 7th Avenue, eccetera. Qualche alberello to di Natale. Però mi immaginavo completamente diverso il tutto. E assolutamente vi consiglio di andarci in altre stagioni. Alcuni di voi mi hanno consigliato ad Halloween. Assolutamente io ci andrei quando fa più caldo, anche perché sennò non si riescono a fare foto. Io ogni volta dovevo tipo togliermi la giacca un secondo per riuscire a fare uno scatto, ma stavo congelando. E infatti ho fatto tipo 3 foto in croce perché non si riusciva proprio. Stavo congelando. Ok, fatto ciò, passiamo agli occhi e lasciamo gli illuminanti alla fine. No, anzi no, faccio un attimo le sopracciglia e ci rivediamo subito dopo perché non ho comprato nulla per le sopracciglia. Ok, amici, rieccomi tornata. Allora, ora per gli occhi. Tipo, ogni volta che entravo da Sephora ero indecisissima se comprarla o meno. Poi, non lo so, l'ultimo giorno ho detto: cioè, sono qua a New York, posso non comprarla? Posso non comprarla? E alla fine l'ho comprata. Tan, 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 tan. Natasha Denona. Allora, questo brand costa un bot di soldi. E se non è all'altezza delle mie aspettative, vado da Natasha e gliela tiro dietro. Aspettate che colina, bellissima. Questa è la palette, già piena di ditate, ottimo. Comunque, veramente bella. Super expensive, cioè si vede che è costosa, fatta benissimo. E ho scelto queste colorazioni. E ce n'erano di vari tipi. Questa è la Gold Palette, ma c'era anche tipo tutta sul rosso, tutta sul viola. Ma secondo me questa qua era la più particolare. Sia colori da tutti i giorni, perché comunque questi sono abbastanza nude, marroncini. Poi quest'oro, questi colori molto più particolari. Mi ha proprio ispirato un sacco, ho detto la voglio. E indovinate quanto l'ho pagata? Indovinate. Guardiamo dove è finito lo scontrino. 129 dollari.
Eh già, però è bellissima, cioè secondo me questa qua, spero, anzi, devo ancora provarla, quindi spero ne valga la pena. Dopo invece da Ulta Beauty non c'era la palettina di James Charles e ho comprato questa qua di Jaclyn. In realtà avrei preferito molto di più quella di James, però vabbè, questa qua non l'avevo ancora mai comprata, ne ho sentito parlare veramente molto molto bene e quindi mi sono lasciata convincere. Eccola qua, come vedete ha colorazioni molto nude, molto calde, queste un po' più fredde, davvero molte molte molte. Che questa non l'ho ancora mai provata, però oggi proveremo l'altra e la proveremo con i pennelli di Beauty Bay. Vediamo come sono questi qua degli occhi. Quindi andiamo a prendere un pennello da sfumatura abbastanza cicciotto. Si chiama I Spy, che se magari avete lo stesso set, magari potete prendere ispirazione dai pennelli che uso io, anche se in realtà dipende dal vostro occhio. Questo mi sembra di una grandezza abbastanza giusta per la piega. Mi prenderei come primo colore questo qui. Sono un po' in ansia, tipo emozionata per vedere come rendono sull'occhio, come si sfumano. Andiamo a prenderlo quel pennellino. Solo che provare i pennelli nuovi insieme a trucchi nuovi non so quanto mi convenga. Un po' troppo duro questo pennello, ne prendo uno un po' più soffice. Hey Jay, Chris, più morbido, diciamo che per le sfumature è meglio. Non sono andata a mettere una base per ombretti perché ho messo il correttore. Speriamo che vada bene. Voglio provare i colori più particolari metallizzati, quindi non ho idea di cosa verrà fuori, ma sono un pochino polverosini quando li ho da tamponare sulla palette, ma qua sulla palpebra non fanno assolutamente fallout, almeno questo colore. Guardate che balla! Mi sa che vado a prendere il blu per intensificare l'angolo esterno. Quindi vado a prendere un pennello a penna. Questo si chiama Shake It Out. Io di solito li tampono pian pianino per far sì che aderiscano bene. Questo mi sa che fa un po' di fallout. Quindi, prima di fare danni, come mi è successo altre volte, vado a mettere un po' di cipriozza. Vado a prendere un altro pennello, si chiama Hey Shorty. Questo colore mi ha un po' deluso, pensavo fosse un po' più pigmentato, invece va un po' a svanire. O sono i pennelli che non sono in grado. Cioè, anche voi ve lo aspettavate più scrivente, no? Perché io sì, per 129 € non mi aspetto questo colore, ok? Vabbè, facciamo che voglio provare il pennello di Morphe che ho comprato, sempre da Ulta Beauty, perché da Ulta Beauty c'era Morphe, infatti anche la palette di Jaclyn l'ho presa da Ulta. L'ho rovinato, raga, l'ho aperto male. Vabbè, ora starò ore qua a sfumare per far sì che il colore diventi bello scrivente e nulla, ci vediamo tra poco. Ok, rieccomi dopo 1000 anni, non è scurissimo come immaginavo, però la sfumabilità tra di loro è qualcosa di fantastico, cioè veramente si vede la qualità anche da questa cosa qua, appunto proprio che si sfumano tra di loro benissimo. Peccato appunto che il colore non è ben pieno come mi aspettavo. Ora vado a pulire la zona perché voglio troppo provare tutti questi colori qua e non so ancora come li combinerò insieme, però voglio troppo usarli. Questo kit ha veramente un sacco di pennelli e come vedete io ne uso un botto. Per ogni sfumatura cambio pennello, per ogni funzione ovviamente è meglio quella penna, quello piatto, eccetera, eccetera. E ora andiamo a fare la nostra cut crease, bella alta. Vogliamo che i colori si notino molto, molto, molto. Andiamo a sbocciare come prima colorazione questa. Wow, si vedono i riflessi. Sembra un po' electric come colorazione. Electric è ancora un po' più chiaro. Andiamo a vedere quest'altro. Wow, che bella consistenza che hanno. Questo me lo immaginavo più chiaro. È bello che l'ho anche sbocciata, cioè, ma Melissa, ci sei o ci fai? Poi questo qui ha una consistenza stranissima, si vede che è molto spesso, ora ve lo faccio vedere. Oddio, sembra quasi bagnato. Wow, raga, di che stiamo parlando? Bellissimo. Me lo immagino proprio al centro dell'occhio, all'angolo interno. Bam! Vi rendete conto che è una ditata? Cioè, queste due sono molto più sottili rispetto a queste due che sono belle proprio power. Beh, io direi questo. Lo prendo con il dito e vediamo se è più sottile la grana. Wow, guardate com'è luminoso! Peccato che, appunto, essendo un po' come quelli là di Huda Beauty, vanno molto a segnare le pieghette dell'occhio. Ok, poi vado a prendere il primo colore che vi ho fatto vedere,
simile a quello di Anastasia, lo applico qua nella parte iniziale, lo porto verso l'altro colore che ha dei riflessi tipo sul verde. Vado a prendere invece il blu e lo applico come colore di transizione tra questi due. Mi piace, io sono molto molto soddisfatta del risultato. Ovviamente ora dobbiamo andare a illuminare l'angolo interno e a sistemare il casino qui finale che sono andata un po' troppo giù. Ta-da! Anche l'altro occhio l'abbiamo fatto. Bellissima questa cipria da mettere sotto i contornocchi perché assolutamente non va a seccare la zona. Quella di Huda secca di più, quindi questa qua se dovete fare robe del genere forse è meglio. Anche se all'inizio ero un po' demoralizzata, devo dire che i colori shimmer mi hanno svolto l'esistenza, cioè sono qualcosa di fantastico. Vado con questo qua di Mesauda a bagnare un pochino, anzi me lo spruzzo anche un po' sul viso per togliere la polverosità, anche perché questo qua è super soffuso, quindi non va a bagnare o a fare robe strane. E lo applico all'angolo interno. Vado a mettere il blu anche sulla parte inferiore esterna, mentre dopo sfumerò tutto con il colore che abbiamo messo sulla piega. Invece qui nella parte iniziale voglio mettere un po' di oro. Wow, quest'oro è una bomba. Da Ulta ho comprato anche questi cotton fioc che hanno una parte appuntita, quindi perfetti per magari aggiustare qualcosina nel make-up, per togliermi i nei e roba del genere, cosa che farò ora. Togliere il fondotinta dal neo. Come ciglia finte ho comprato queste qui di Aylor che sembravano veramente belle folte e le ho prese da Ulta e le ho pagate $11,99. Poi ho preso invece queste qui che sono bellissime di questo brand che non avevo mai provato, questo che trovate sopra il nome, mentre queste qua le ho già provate e penso che utilizzeremo queste perché mi piacciono veramente molto anche se sono lunghissime. Le ho usate a Capodanno e guardate come sono belle lunghe. Sono costate 9,95, quindi ci può sta. C'è può sta. Vediamo se sta bene perché in realtà dipende proprio aiuto dall'occhio come sta con quel determinato make-up. Forse coprono un po' l'ombretto. Sono molto indecisa, amici. Penso siano le Sofia di Kokla, questo brand nuovo di ciglia finte che è uscito. Per ora lo trovate su Instagram. E ta-da, ciglia finte applicate. Sono davvero molto semplici. E come colla ho usato questa qua della Duo. L'ho comprata nuova perché l'avevo finita. E questa qua l'ho presa da questo negozietto qua, che era tipo sperduto, non mi ricordo neanche bene dove. Su internet sicuramente trovate la posizione. Era vicino a una libreria in cui voleva andare mio fratello, di fumetti, robe strane. E quindi appunto vicino a questo negozio c'era questo. Vabbè, mentre tu stai là, io e mia mamma siamo andate di qua e dal posto in cui ho comprato anche le ciglia finte era pieno di ciglia finte. Ok, abbiamo quasi finito, mancano due passaggi, ovviamente l'illuminante. Ebbene sì, ho preso l'illuminante di Anastasia, questo qua super mega famoso, chiacchieratissimo, bam. È veramente molto bello da vedere. L'unico problema è un po' la texture. Provo a usare questo qui di BH Cosmetics, che è di questo set qui, e andiamo a prelevarlo. Il problema principale è che preferisco quello di Nabla. È questo, cioè è bello, è bellissimo, però quello di Nabla mi evidenzia di meno la grana della pelle. Cioè non si può dire che non sia luminoso, raga. Se non smetto di dire raga, mi taglio la lingua. È come se mancasse qualcosa. Boh. Cioè è sottile anche questo, non evidenzia troppo, ma quello di Nabla è più luminoso, evidenzia meno. Quindi già che ci siete, io vi consiglio molto di più quello di Nabla. Però dipende ovviamente dai gusti. Questo è un po' più leggero, un po' più da tutti i giorni, diciamo così. Ora direte Melissa, ma tu vai in giro così tutti i giorni? Sì. Anche se mi faccio gli occhi solo col mascara, l'illuminante non può mai mancare. E questo qua lo andiamo a mettere anche sotto al sopracciglio. Non so se ve l'ho detto, ma per le sopracciglia ho usato Ebony di Anastasia. Detto ciò, mi piace un sacco la combo dei prodotti della base. La mia base mi fa impazzire.
Top. Prodotto labbra, allora, Dose of Colors. Questo qua è un brand, anche questo che non vende in Italia per ora. E questo è il packaging ed è un color marroncino che mi sa che andremo ad applicare oggi. Oddio mio, pieno di cipria everywhere. Ho preso un rossetto liquido di Kylie. Da Ulta purtroppo c'erano solo rossetti liquidi. Volevo comprare troppo la palette del suo compleanno, ma non c'erano le palette. Non so a New York dove si possa trovare. Sono andata in diversi Top Shop pensando di trovarla, ma tipo una commessa mi fa: forse la puoi trovare da Sephora. What? Quindi ho preso Shock, rosso mattone abbastanza chiaro. Ah, cavolo! Avevo ricomprato anche Flexitarian, non morire, di Color Pop. Mi sa che lo andiamo a mettere un pochino sopra, che mi ha un po' deluso rispetto all'ultima volta che l'ho avuto. È molto più cremoso e tipo l'ho provato una volta e il fondotinta si stava un po' separando. Rimane veramente cremoso e quando voi andate col dito schiacciare rimane proprio radicata. E me lo ricordavo molto molto meglio, cioè è super luminoso, ma il mio non era così cremoso. Quindi non capisco se hanno cambiato formulazione nel frattempo o boh, perché vi giuro che mi separa il fondotinta. Avevo comprato anche questo ombretto liquido di Stila che sono fantastici e mi sa che era quello, no, avevo provato a usare a Capodanno, ma alla fine non l'avevo più utilizzato perché il trucco era venuto uno schifo e ho cambiato all'ultimo. Mi sono struccata, in mezz'ora mi sono ritruccata, lasciamo stare. Voglio applicarlo un po'. E questo qui mi piaceva un botto perché ha dei riflessini tipo sul rosa. Che voi direte, che cavolo c'entra con questo look? Boh, mi andava di metterlo. È bellissimo, cioè questi ombretti liquidi almeno uno dovete provarlo. Sono in realtà glitter, questo qua si chiama Glitter and Glow e si chiama Perlina, questa tonalità in particolare. Ok, quindi andiamo a mettere il rosso di Kylie o il marroncino di Dose of Colors, visto che non ho mai provato rossetti liquidi Dose of Colors. Proviamo questo. E andiamo a fare lo swatches. L'ho preso, in realtà ne volevo un altro, ma era sold out e quindi ho comprato questo qui. Sto scovolino mi fa schifo, schifo. Vedete, è tutto pelosino e quindi non si riesce a fare una riga bella definita. Era un po' come quelli vecchi di Jeffree Star, assolutamente bocciato lo scovolino. Però il colore mi piace tantissimo. Guardate che bello. Ah, non vi ho detto il nome. Si chiama Cork. Quindi questo qui è il look finito. Io sono contentissima che il 2019 sia cominciato. Non vedo l'ora di portare molti più contenuti. Fatemi sapere se questo look vi è piaciuto con un bel like. E non dimenticatevi di lasciare un bel commentino. Non fate caso alla mia faccia più bianca del resto del corpo, ma secondo me se mi allontano la cosa cambia magicamente perché ho le luci un po' sparaflesciate. Devo un attimo capire meglio come fare tutto lo sfondo, eccetera, anche con le luci. Penso che comprerò altre luci perché queste qua ormai sono vecchie e questa qua a volte muore, mentre questa qui diciamo che ho due luci di... Vabbè, non vi interessano queste cose, fatto sta che devo fare un po' di rifornimento. Detto ciò, vi mando un bacione gigante, ci vediamo presto con un nuovo video. Bye bye!